Al dissolversi delle speranze di una guerra breve, di rapide battaglie in cui il nemico è combattuto e vinto in una sola volta, apparve in tutta la sua crudeltà il profilo di un nuovo modo di uccidere, quello del conflitto moderno, di logoramento. La Grande Guerra non fu solo uno scontro di eserciti, ma di masse, coinvolgendo le energie umane ed economiche di intere nazioni, ben oltre le trincee. Quale fu il ruolo dei cattolici e della Santa Sede durante il primo conflitto mondiale? Come reagirono le diplomazie europee ai ripetuti appelli di pace di Pio X all'alba delle ostilità e del suo successore Benedetto XV, salito al soglio pontificio il 3 settembre 1914? A questi e ad altri interrogativi ha voluto rispondere ad un secolo dallo scoppio della Grande Guerra una 3 giorni di incontri promossa a metà ottobre dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, durante la quale si sono alternati negli interventi 24 docenti universitari, rappresentanti degli stati coinvolti nel conflitto. Con noi lo storico Giampaolo Romanato. Le reazioni furono tutte di rigetto dei tentativi di pace della Santa Sede, venendo questi tentativi bollati da ciascuno come se fossero ispirazione dell'avversario, e quindi francesi e inglesi sostenendo: ma la Santa Sede è al servizio delle potenze centrali, le potenze centrali dicendo la Santa Sede si è svenduta alle Francia e Inghilterra, e quindi tutti ebbero buon gioco a rigettare questi tentativi. I cattolici, compreso in diversi casi anche l'Episcopato, compresi tanti teologi, compresa la cultura, i cattolici furono tutti coinvolti, inevitabilmente coinvolti nella passione nazionale dei rispettivi paesi. La Santa Sede no, la Santa Sede seppe rimanere fuori, e anche questo dimostra a posteriori la grandezza e anche il coraggio della linea della Santa Sede. Inutile strage, così Benedetto XV definì la guerra in atto nella lettera dell'agosto del 1917 ai capi dei popoli belligeranti, parole più forti delle armi che ancora oggi risuonano nei territori martoriati dai conflitti. Massimo De Leonardis, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Noi sappiamo che oggi gli storici parlano giustamente della prima guerra come suicidio dell'Europa. Ebbene, proprio questa espressione, suicidio dell'Europa civile, appare in un precedente appello del Papa, precedente alla nota del 17. Quanto alla frase inutile strage, certamente non era la prima volta nella storia che la Chiesa si poneva come pacificatrice, però diciamo che con questo appello si apre una fase, la fase contemporanea della diplomazia pontificia, nella quale la Santa Sede, non avendo più il problema di difendere o riconquistare un territorio, una sovranità, mette in primo piano nella sua azione diplomatica proprio la difesa della pace.